Benvenuti o ben ritrovati a tutti amici del web, io sono Sig e oggi siamo di nuovo nell'universo dei Souls. Dopo il video sulle magie è giunto finalmente il momento delle 5 più romanzie, secondo me più utili e più distruttive dell'intera saga. Ovviamente la classifica sarà in base alla mia esperienza e al mio stile di gioco, quindi se voi la penserete diversamente vi invito a scrivermi il vostro parere e il vostro punto di vista qui sotto nei commenti. Ma ora basta premesse e vediamo di cominciare. Al quinto posto una piromanzia molto utile, Pelle Ferrea, presente fin dal primo Dark Souls. Pelle Ferrea non è offensiva di base, ma consiste in una sorta di buff molto potente. La difesa verrà incrementata dell'80% contro i danni fisici, l'equilibrio aumenterà di molto e la stamina si ricaricherà un po' più velocemente. Tutto questo però al prezzo di una drastica riduzione della mobilità e della velocità. Infatti non si potrà più né correre né rollare. Si tratta quindi, possiamo dire, di una piromanzia abbastanza tattica, dal momento che non sempre conviene utilizzarla, ma con la giusta build, sia online che offline, può essere un vero asso nella manica, parola mia. Al quarto posto, una piromanzia introdotta con Dark Souls 3, il Serpente Nero, che si ottiene con l'anima del Signore Supremo Wolnir e necessita di 15 punti sia intelligenza che a fede. Si tratta di una piromanzia oscura molto potente, che crea delle fiamme ondulate che percorrono molto velocemente una porzione di suolo, causando danni elevatissimi a chiunque colpiscono. Il punto di forza sta proprio nell'imprevedibilità della traiettoria. Infatti, in PvP online, questa mossa può consentire di colpire molti nemici ignari, soprattutto se questi schivano molto e senza una logica di base. Non è velocissima da castare, ma tutto sommato, secondo me, è davvero forte. Al terzo posto, signori, una piromanzia aggiunta con l'ultimo DLC di Dark Souls 3, Seething Chaos, ottenibile tramite l'anima del principe demone. Questa piromanzia è molto potente perché permette di rilasciare un globo di fuoco che poi esplode, causando un ammontare assurdo di danni. È possibile castarne più di uno, trasformando così l'area di gioco in un vero campo minato pericolosissimo. Tuttavia, la mossa è un punto debole, direi. Dal momento del rilascio a quello dell'esplosione trascorrono circa 4 secondi, che sono più che sufficienti per un avversario abile a invertire le sorti della battaglia. Quindi non fateci troppo affidamento. Al secondo posto, una piromanzia che secondo me è potentissima, soprattutto online. I resti della culla del caos, ottenibile con l'anima del vecchio re demone di Dark Souls 3. Questa mossa permette di scagliare una grande sfera di fuoco che brucia il bersaglio e anche l'area, causando molti danni. Ma la vera potenza di questa piromanzia sta nel rapporto danni e velocità di casting. Rispetto ai danni inflitti, infatti, la velocità di lancio è davvero spropositata. Si tratta senza dubbio di un'ottima tecnica, che permette spesso e volentieri di sconfiggere anche l'avversario più temibile. E al primo posto, signori miei, non potevo non mettere una piromanzia letteralmente OP, il Sole Proibito di Dark Souls 2. Questa piromanzia ce la venderà Navlan, lo stregone, e si tratta di una sfera di fuoco che si muove molto velocemente, causando danni sia all'impatto che all'esplosione finale. La velocità di casting è qualcosa di pazzesco, e permette ad un PG con una buona build di lanciarne moltissimi in rapida successione, mettendo a ferro e fuoco l'intera arena di gioco. Indubbiamente è una mossa pericolosissima, in grado di mettere in difficoltà praticamente tutti quanti. E ragazzi, il video è finito. Vi ricordo ovviamente che si tratta di una mia opinione. Non sto assolutamente cercando di convincervi di una verità assoluta, ci mancherebbe altro. Quindi mi farebbe molto piacere leggere che ne pensate voi in materia. Mi raccomando, statemi bene, cliccate sul porcione per iscrivervi se ancora non l'avete fatto e se ne avete voglia. E noi ci vediamo, come sempre, a un prossimo video!